Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme questo cappello uomo che si può fare anche per bimbo con questa tecnica di lavorazione che è la tecnica delle righe accorciate o short rows. È semplicissimo da fare anche se non sembra e, e si realizza in, poco, in pochissimo tempo. In un'unica lavorazione ed è sicuramente ideale per farlo ai vostri mariti, figli, fidanzati e soprattutto un'ottima idea a regalo. Prima di presentarvi il materiale e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più, vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook, la mia pagina Instagram, Passione Uncinetto. E lì cercherò con delle storie e dei posti di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale e in più faremo dei sondaggi per decidere insieme i prossimi progetti. Se il video vi piace, lasciatemi un pollice su. E ora andiamo alla presentazione dei materiali per questo progetto utilizzerò questa lana che è il bravissimo della tessiland la lavorerò con uncinetto numero 4 poi avrò bisogno un marcapunti e un paio di forbici prima di iniziare la lavorazione dobbiamo fare un piccolo conteggio allora il cappellino che io sto per fare ha una circonferenza di 57 centimetri. Ora il cappellino è strutturato a spicchi, quindi facciamo qua un piccolo disegno per farvi un po' capire. 1, 2, 3, 4 e 5, in questo caso io faccio 5 spicchi da premettere che potete realizzare il cappellino anche a 6 oppure a 4. Noi dobbiamo eh, capire quanto ci misura in larghezza uno spicchio per poter creare il cappellino precisamente a 5 spicchi. Quindi cosa facciamo? Prendiamo il numero iniziale che abbiamo come misura e togliamo 6-7 cm che è l'elasticità che poi si crea col cappellino in base al punto utilizzato. Noi utilizzeremo un punto basso in costa dietro e quindi è molto elastico. E calcoliamo 50 cm di larghezza che poi con l'elasticità diventerà sarà perfetto per i 57 centimetri che abbiamo bisogno facciamo 50 centimetri e questa, questo risultato lo dividiamo per 5 che sono le 5 sezioni che noi dobbiamo fare e otteniamo 10 centimetri quindi ogni spicchio ogni sezione ci deve misurare 10 centimetri in larghezza. Ora abbiamo bisogno di un piccolo campione che dobbiamo fare con il filo che utilizzeremo per calcolare questi 10 cm a quante maglie equivalgono. Quindi qui mettiamo 10 centimetri uguale. Prendiamo il campione che io ho già realizzato, guardate che sono 20 catenelle più una. E ho lavorato 20 maglie basse perché il cappellino io l'ho lavorato a maglie basse. Se invece avessi fatto una lavorazione a mezze maglie o a maglie alte nel campione andavo a mettere le maglie, le mezze maglie o le maglie alte. Prendiamo questo campione e prendiamo il metro. Appoggiamo il campioncino sul metro e dobbiamo, guardate qui abbiamo i centimetri, dobbiamo calcolare i 10 centimetri, quindi prendiamo la misura dove arrivano appunto a 10 centimetri e contiamo le maglie corrispondenti mi raccomando non tirate il campione che avete fatto lo dovete mettere così morbido per com'è conto le catenelle le maglie che ho sui 10 centimetri e sono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 e 16 quindi in 10 centimetri io mi ritrovo con 16 catenelle, quindi maglie. Perfetto, questo è importantissimo, questo calcolo semplicissimo per la lavorazione del nostro cappello, perché queste 16 catenelle sono essenziali nella lavorazione iniziale perché stabiliscono che in 10 centimetri di larghezza di uno spicchio noi dobbiamo lavorare circa 16 righe perché poi vedrete come metodo di lavorazione come inseriremo queste catenelle per far sì che si crei la larghezza Prima di continuare dobbiamo stabilire invece la lunghezza perché il cappello si lavora per lungo quindi la lunghezza che io ho fatto per il cappello che ho qui è di 30 centimetri che è con tutto il risvolto se lo volete senza risvolto lo potete fare benissimo 22 cm 30 centimetri lo possiamo calcolare le catenelle iniziali calcolando che se in 10 centimetri Entrano 16 catenelle, 10 per 3 fanno 30 centimetri, basta fare 16 per 3. Abbiamo come inizio noi 48 catenelle, 48 più 1 per girare. 48 meno 16. Questo ci servirà nella lavorazione. Fa 32 catenelle. Quindi noi inizieremo a lavorare 32 maglie. Nella 32esima dobbiamo applicare un marcapunti, però se lo facciamo direttamente contando le maglie non c'è bisogno. E nella 32esima lavoreremo una maglia bassissima. Dopodiché, volteremo il lavoro e poi le 16 catenelle che ci sono rimaste, le inseriremo poi a 2 a 2. Ma questo lo vedremo ora. Con la lavorazione. Ho voltato il foglietto perché vi voglio fare un esempio per un cappello bimbo. Perché poi so che magari nei commenti mi chiedete come vi potete regolare per questa misura, Dico, è semplicissimo. Se noi abbiamo una circonferenza eh, della testa del bambino in questione circa di mettiamo 42 centimetri, dobbiamo calcolare inizialmente 42 meno 7, io calcolo 7 centimetri, ma se sono 6, 5, comunque basti, basta che non siano inferiori a 5. Quindi meno 7 mi fa 35 centimetri che devo ottenere in tutta la mia circonferenza. Facciamo sempre il solito disegnino per gli spicchi. Per capire quanto mi deve misurare in larghezza una sezione del cappellino, basta fare 35 diviso 5. In questo caso mi dà 7, quindi mi deve misurare 7 centimetri. Con questo calcolo che ho fatto prendo il mio campioncino che utilizzerò, dovrò fare anche cioè per tutti i tipi di cappellini, di, per, per tutte le misure, lo inserisco qui e misuro 7 centimetri. In questo caso sono partita dalla seconda maglia perché la prima era un po' sfasata, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. In questo caso ottengo per il mio campione 7 cm, mi equivalgono a 13 catenelle e maglie. Però io qui ho bisogno di un numero pari. Cosa che infatti mi sono dimenticata di dire nel, nel calcolo precedente. Quindi da 13 passiamo o a 14 o a 12. Io vi consiglio, dato che abbiamo levato 7 cm di passare a 14 catenelle. Quindi queste sono le calcoliamo 14. E poi facciamo il nostro calcolo. Ehm, il calcolo della lunghezza, leviamo le 14 maglie e dopodiché calcoleremo e faremo la lavorazione che facciamo che ora andremo a fare per il cappello uomo. Comunque, in linea di massima, l'operazione che dovete fare è questa. Se qui vi viene un numero che non è divisibile per 5, dovete prendere comunque se dopo la virgola avete fino a 5 prendete il numerino, dopo il 5 prendete il numero superiore. Comunque arrotondate o in eccesso o in difetto. Ora possiamo procedere alla lavorazione del nostro cappellino. Ritorniamo alle nostre misure e facciamo un cappietto. Che non conteremo perché lo stringiamo e ci lavoriamo 48 catenelle. Fatte le nostre 48 catenelle, aggiungiamo una catenella e iniziamo a lavorare direttamente dalla prima catenella che abbiamo a disposizione. E in questo caso ci dobbiamo lavorare 32 maglie, quindi 2, 3, 4, 5, 6. Lavorate 31 maglie, dobbiamo lavorare la 32esima che lavoreremo a maglia bassissima. Questa doveva essere la maglia marcata. Qui ci sono rimaste 16 catenelle, quello del conteggio iniziale che abbiamo fatto. Quindi la 32 maglia, per me è la 32esima, ma voi facendo questo calcolo per voi può essere comunque l'ultimo numerino di questo risultato dobbiamo fare una maglia bassissima una catenella e giriamo la lavorazione ora lavoreremo qui dalla primissima maglia quindi la maglia bassissima che abbiamo appena lavorato entriamo nella costina dietro e ci lavoriamo una maglia bassa per ogni maglia che abbiamo a disposizione fino ad arrivare all'altra all estremità, quindi qui ritorniamo indietro lavorando una maglia bassa per ogni maglia in costa dietro. Arrivati qua alla fine abbiamo l'ultimo punto da lavorare, non lo lavoriamo in costa, ma l'ultimo punto lo lavoriamo prendendo tutte e due le asoline quindi appunto proprio prendendo il punto pieno e facciamo la maglia bassa ci rialziamo con una catenella, voltiamo il lavoro e ricominciamo dalla prima maglia che abbiamo a disposizione in costa dietro quindi dobbiamo fare solo l'arrivo prendendo il punto sano la partenza quindi il ritorno in costa questo è per dare più margine un margine più definito al nostro cappellino alla, nostro, alla nostra parte laterale ci lavoriamo una maglia bassa per ogni maglia fino ad arrivare alla maglia bassissima qui alla maglia bassa scusate che abbiamo lavorato sulla maglia bassissima nella parte sotto quindi fino a qui lavoriamo tutte maglie basse in costa dietro arrivati qui ci lavoriamo sempre in costa dietro l'ultimo punto andiamo sulla catenella quindi il punto successivo della catenella e lavoriamo una maglia bassa seguita nel punto successivo da una maglia bassissima, quindi abbiamo lavorato 2 maglie, 2 catenelle, una catenella e voltiamo il lavoro. Quindi aggiungiamo per ogni giro 2 maglie. Ora ritorniamo indietro, come abbiamo fatto poco fa, sempre in costa dietro, lavorando una maglia bassa per ogni maglia fino a ritornare lì nella parte dritta chiamiamo la parte dritta della lavorazione quello che poi è il margine inferiore arrivati qui all'ultimo punto facciamo sempre la stessa cosa prendiamo il punto intero e facciamo la maglia bassa una catenella e voltiamo il lavoro e cominciamo a lavorare Sempre nella primissima maglia che ci ritroviamo in costa dietro, continuiamo fino ad arrivare alla lavorazione e quindi qui vicino le catenelle perché dobbiamo aggiungerne altre due. Qui ci lavoriamo l'ultima, guardate, maglia che c'è che abbiamo a disposizione. Andiamo qui sulla catenella, ci lavoriamo la maglia bassa, seguita nel punto successivo da una maglia bassissima, una catenella e voltiamo il lavoro. E facciamo sempre la stessa lavorazione, arriviamo qui alla fine, ci chiudiamo qui con prendendo tutte e due le costine. Mi raccomando, alla fine e ripartiamo con la lavorazione a coste. Quando poi arriviamo a questo punto, ci agganciamo con maglia bassa nella costì e nella catenella successive, maglia bassissima nella prossima, ritorniamo indietro. E dobbiamo fare sempre questa lavorazione fin quando lavoriamo tutte le catenelle fino ad arrivare qui. Quindi le dobbiamo lavorare, tutte aggiungendone due per ogni giro di ritorno. Quindi andata e ritorno, quindi per ogni giro di andata, scusate, perché ora facciamo il ritorno lavorando tutte le maglie basse fino ad arrivare alla parte opposta quindi possiamo continuare la lavorazione lavorandoci tutte le catenelle ci rivediamo quando arriviamo qui alla fine arrivati qua abbiamo lavorato tutte le catenelle abbiamo le ultime due quindi entriamo nella prima che abbiamo a disposizione facciamo la maglia bassa e nell'ultima facciamo la maglia bassissima ci rialziamo con una catenella e torniamo indietro e abbiamo terminato di lavorare la nostra prima sezione del cappellino quindi il nostro primo spicchio torniamo indietro sempre con maglie basse in costa di retro. Arrivati qui alla fine, chiudiamo sempre, facciamo l'ultima maglia bassa prendendo tutte e due le costine. Abbiamo terminato così la prima sezione. Guardate comunque come risulta la parte qui finale. Quindi risulta bella dritta perché abbiamo chiuso appunto la con eh, la maglia bassa prendendo tutte e due le costine e abbiamo riniziato il giro prendendola in costa dietro. Misuriamo la nostra sezione che abbiamo fatto il nostro spicchio e ci misura 10 centimetri. Quindi il conteggio iniziale che abbiamo fatto. Delle 16 catenelle che ci equivalgono a 10 centimetri, il risultato è questo, abbiamo ottenuto i centimetri, che poi la misura del campione ha fatto sì di determinare quante righe dovevamo fare. 16 catenelle che noi poi abbiamo calcolato a 2 a 2, abbiamo lavorato per quanto riguarda invece questo risultato qui è i 7 centimetri che noi abbiamo tolto e io vi consiglio dai 5 ai 7 8 centimetri di toglierli dal conteggio iniziale è proprio per l'elasticità di questo punto guardate quanto è elastico quindi è determinante poi alla fine del per completare appunto il nostro cappellino Ora possiamo proseguire. Possiamo fare anche questo metodo che io vi consiglio. Contate dalla prima catenella, guardate la prima maglia che è questa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Queste sono le maglie che sono saranno interessate alla lavorazione come le catenelle iniziali. Nella diciassettesima applichiamo un marcapunti. Qui dove siamo arrivati facciamo la catenella e voltiamo il lavoro. Dobbiamo avere sempre le stesse maglie, quindi in questo caso 32 maglie, però per non metterci a contare possiamo utilizzare questo metodo. Partiamo sempre in costa dietro e arriviamo al marcapunti e da qui in poi continueremo a fare la stessa lavorazione che abbiamo fatto all'inizio. All'inizio avevamo le catenelle iniziali, ora abbiamo le maglie che abbiamo lasciato sempre 16. Arrivati al marcapunti, lo sganciamo e qui dobbiamo fare la maglia bassissima. Quindi sempre nella 32esima maglia: una catenella e voltiamo il lavoro. Ricominciamo sempre in costa dietro dalla primissima maglia e ripetiamo esattamente quello che abbiamo fatto. Nella lavorazione precedente guardate qui abbiamo tutte le maglie che poi ci dobbiamo unire con maglia bassa e maglia bassissima. Nel giro successivo maglia bassa e maglia bassissima fino ad arrivare qui alla fine. Ora finiamo questa riga, ritorniamo indietro e ci rivediamo alla prima unione. Quando siamo già ritornata allo stesso punto, abbiamo lavorato l'ultimo punto sempre in costa, ci agganciamo sempre in costa dietro del punto successivo facendo una maglia bassa. Nel punto seguente lavoriamo una maglia bassissima. Catenella e voltiamo il lavoro. Ricominciamo sempre dalla primissima maglia che ci ritroviamo che è questa. Quindi la maglia bassissima che abbiamo lavorato e lavoriamo una maglia bassa per ogni maglia e continuiamo così fino a lavorare le cinque sezioni, perché torniamo indietro, ritorniamo e qui ci agganciamo alla maglia successiva in costa dietro, con maglia bassa, e alla seguente con maglia bassissima. Ci rialziamo con una catenella e ritorniamo indietro e facciamo così a 2 a 2 fino a lavorare tutte le maglie. Quando arriviamo alla fine facciamo sempre contiamo le 16 maglie, applichiamo il marcapunti alla 17 maglia e ricominciamo a fare sempre la stessa lavorazione. Questo lo dobbiamo fare per cinque sezioni. La prima è fatta, questa è la seconda, ne dobbiamo fare in tutto 5. Dopodiché, ci rivedremo e prendiamo le misure per vedere se coincidono con il totale che dovrebbe essere 50 51 centimetri. In questo caso, la prima sezione abbiamo lavorato 10 cm quindi a 10 cm a sezione dovremmo ritrovarci con 50 centimetri finali. Quindi, continuiamo questa lavorazione e ci rivediamo. A ah, lavoro terminato, quindi dopo aver lavorato i cinque spicchi, ho lavorato, ho continuato a lavorare il mio cappello. Ho fatto 1, 2, guardate le sezioni 3, 4 e 5. Questa è l'estensione del cappellino. andiamo a misurare insieme da una parte l'altra abbiamo 50 centimetri quindi è venuto perfetto però guardate che elasticità ha il cappello per questo vi dicevo di togliere le maglie inizialmente arrivati comunque per eseguire questo cappello guardate di un gomitolo 50 grammi, questo è quello che mi ha avanzato e diciamo che mi basta giusto giusto per terminarlo almeno con la mia mano con questa lana e con uncinetto numero 4 quindi è pure in base a come lo lavorate ora dobbiamo fare la chiusura del cappellino. Noi siamo arrivati qua, guardate, ho lavorato. E mi sono agganciata alle ultime due maglie ora nel ritorno faremo la cucitura del cappello riprendo la lavorazione qui nella maglia dove ero arrivata e guardate questa è la prima sezione che abbiamo fatto e prendo l'estremità superiore entro direttamente con l'uncinetto e mi tiro direttamente il filo all'interno quindi da questa parte è stata la parte iniziale se voi guardate questa è la parte iniziale che abbiamo fatto qui prendo dalla parte mia quindi da questa parte prendo tutte e due le costine e qui mi vado a prendere la maglia, quindi la catenella iniziale che ho, che ho fatto. Quindi prendo le maglie così come si presentano senza prendere le singole costine, e eseguo delle maglie bassissime. Questo lo faccio fino ad arrivare nella parte inferiore del cappello. Arrivati qui all'ultimo punto lo lavoriamo sempre con maglia bassissima e tiriamo il filo e abbiamo unito nella parte opposta infatti poi questo è quello che è nella parte dritta come vedete non si vede per niente la cucitura perché le costine sono tutte regolari. Prima però di girare il cappellino dobbiamo qui tagliare il filo e con un ago lo faremo passare nelle maglie. Quindi lo facciamo passare all'interno della solina. Stringiamo per bene. Prendiamo un ago da lana lo facciamo passare qui nella lavorazione stessa Dopodiché lo taglieremo. Poi prendiamo un pezzetto di filo e dobbiamo chiudere qui nella parte sopra tutte le estremità degli spicchi prendiamo qui l'ago nella parte sopra e qui dove c'è questo eh, filo lo inseriamo facendo un punto per fermarlo dopodiché entriamo nelle varie costine della lavorazione così così fino a ritornare allo stesso punto di avvio stringiamo la lavorazione facciamo un altro punto per bloccarlo e possiamo tagliare il filo prendiamo questi fili e facciamo un nodino così li blocchiamo Tagliamo i fili in eccesso e abbiamo terminato il nostro cappellino, lo giriamo, lo mettiamo dal dritto, lo sistemiamo per bene, guardate l'elasticità che ha il cappellino. nella parte sopra risulterà così guardate e nella parte sotto così qui per farvi vedere dove abbiamo fatto l'unione l'unione l'abbiamo fatta qui se ci fate caso Non si nota più di tanto e l'abbiamo abbiamo terminato questo cappellino molto particolare ma allo stesso tempo molto molto bello sia eh, caldissimo perché essendo un punto molto fitto eh, è molto caldo e sia esteticamente molto bello, sicuramente alla moda di quelli che si usano in questo momento, semplici, però d'effetto con queste righine, comunque questo effetto che questa tecnica appunto ci dà. Abbiamo così sperimentato la tecnica delle righe accorciate con questo metodo di lavorazione. Più in là faremo l'altro metodo di lavorazione, sempre di questa tecnica, e faremo magari un altro progettino. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un mi piace al video e condividetelo. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto o sulla mia pagina Facebook o Instagram, Passione Uncinetto. Io sarò lieta di rispondervi. Qui abbiamo i due cappellini. Vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.